Ecco, buonasera amici di Asia, vi saluto, io mi chiamo Giorgio Contassa e sono un medico, lavoro qui in questo ospedale che si chiama Ospedale Santa Corona, pensate, Ospedale Santa Corona da una confraternita del 1497 ospedaliera di Milano. Abbiamo queste storie qui in Italia e siamo in un reparto di medicina di emergenza, è un reparto con diversi malati Covid positivi, per quello che indosso le protezioni. Mi hanno chiesto di fare questo video agli amici di Asia, con i quali ho lavorato diversi anni in Tibet. Tibet è un posto, come sapete, bellissimo per me, è un po' la seconda casa, sono molto affezionato a quel posto, alla sua gente e ai miei amici di Asia. Ultimamente ero in missione per la Croce Rossa Internazionale in Venezuela, però ho chiesto di rientrare in ospedale qui dove lavoro da tanto tempo, proprio per questa pandemia che c'è adesso, che ha colpito il nostro paese, e sono rientrato dalla fine di marzo a lavorare qui in questo reparto di medicina di emergenza. Sono ancora tante cose che dobbiamo capire, è difficile per tutti, anche per voi che dovete stare a casa, non potete uscire. Ho pensato a un piccolo gesto che potrebbe darci un aiuto in attività che facciamo, comprare, abbiamo macchinari, abbiamo cose qui, abbiamo tante cose, però un piccolo oggetto come questo, che è il saturimetro, che prende l'ossigenazione del sangue, ci è utile perché facciamo, tra le varie prove che facciamo un test in cui facciamo camminare i pazienti, quelli che stanno abbastanza bene, prendiamo l'ossigenazione dal dito, non ve lo posso far vedere adesso col dito mio perché ho i guanti, e vediamo se questa ossigenazione scende in maniera anormale, in maniera da fare una diagnosi precoce e di mettere fuori le terapie che sono necessarie in questi casi. Quindi un collaborazione, un aiuto da parte di Asia per noi potrebbe essere quello di mandarci un po' di questi dispositivi, così li possiamo usare nella fase diagnostica del pronto soccorso per inquadrare più precocemente i malati che hanno bisogno di ricovero e distinguerli dagli altri. Non è una grossa cosa, però ha anche un valore, a parte quello pratico che comunque esiste, anche un valore simbolico che unisce un pochino anche la storia mia, di Asia, di questo ospedale, dove anche sono venuti a suo tempo dei medici tibetani a studiare, pensate. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto chiaramente, tashigiri a tutti e buona fortuna, state bene tutti quanti. Ciao ragazzi.